Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video con BlueAce94, eh? Scorpio89, bella ragazzi, oggi siamo su Halo 4, ragazzi! Sì, finalmente ci siamo riusciti ad ottenerlo, questo cazzo di gioco! Sì, siamo riusciti a ottenerlo, questo maledettissimo gioco di merda! Ma noi stavamo dicendo, questo possiamo fare una serie. Ragazzi, fino alla fine lo faremo, perché questo gioco è fichissimo. Sì. Ma lo vedrete qua. Però, aspetta, i tempi diciamo che potrebbero essere un pochino variabili, perché io personalmente sto un po' impegnato in questo periodo. Innanzitutto, oltre a fare questo qua, ragazzi, dovremmo fare anche su questo gioco del cazzo stai. Il cazzo stai, vate, fiare! Dove sta Battlefield? Ah. Battlefield 4, ragazzi! Yeah. Finalmente! Ma prima dovremo finire Halo 4, la serie di Halo 4. Poi faremo Battlefield 4, ragazzi! Perché è sempre Halo 4 e Battlefield 4, sempre 4 sarà! Eh? Vabbè, ragazzi, iniziamo! Piano, scende, che qua la telecamera! Vai, incominciamo subito! Iniziamo, Daniele, iniziamo! Questo gioco, ragazzi, è bellissimo, per conto mio, quando vedrete la presentazione di questo gioco sarà spettacolare. 4! 4! Yeah! Daniele, sta scritto solo 4, come fai a dire che Halo 4? Beh, ragazzi, la presentazione è bella, ragazzi, che bello! Bene, che bello! Questa non lo ricordo. Ragazzi, mi avete scritto sui commenti tutti di dire di abbassare un pochettino il volume. Sì. Infatti uno ce l'ha detto e abbasseremo il volume. Sì, mo cercheremo di abbassare un po' il volume dell'impianto, perché noi abbiamo un impianto e quindi... Si sente extra forte. Sì, stiamo un pochettino zitti, vediamo un po' se riesce a capire. Avvia campagna. Sì. Sì, facciamo facile, normale volevo dire, perché è normale. Ragazzi iniziamo. Beh, questo deve alzare un pochettino la voce, ragazzi. Mi dispiace. Come vedete qua la grafica, è così la grafica, spettacolare, ragazzi. Ma guarda, si vedono pure le rughe della mignotta di merda. Le rughe? Gli occhiali. Dottoressa, spettacolare, raga, spettacolare. È già al corrente di tutto. Lei li ha rapiti? Le menti dei bambini accettano meglio l'indottrinamento. I loro corpi sono più adatti all'accrescimento. Ma guarda come... Il risultato è stato il super soldato. E grazie al nostro successo, fumo pronti all'invasione dei Covenant. Ragazzi, questi cacchio di Covenant. Dottoressa, lei interpreta la storia a suo favore, lo sa. Ha creato gli Spartan per schiacciare una ribellione umana, non per i Covenant. Quando un mondo dopo l'altro cadeva, quando i miei Spartan si trovavano in bilico tra umanità e estinzione, mi sento nessuno badava perché erano stati originariamente si creati. Si vede così bene che... Quindi crede che le sue scelte furono giustificate? Ma è fantastico. Anche le pieghe delle magliette, ragazzi, delle camicie, sono proprio reali, raga. La mancanza di umanità degli Spartan è stata d'aiuto. Non c'ho parole proprio, ma queste c'è le manette. Cosa cerca di dire? Gli altri venuti prima di lei erano dell'intelligence navale, ma lei è ben diverso. Le rapporti indicano che degli Spartan mostravano... Sì, questo mo sta pensando come deve cacare. Difficoltà. I rapporti indicano un ottimo rendimento in situazioni pericolose. Ma da questa parte mi piace. Che ho visto. Io ho fornito gli strumenti per questa efficienza. Cortana. Crede che Master Chief abbia avuto successo perché in fondo... Vabbè, saltiamo. Vabbè, siccome qua la batteria dovrebbe durare poco, quindi ve lo vedete voi il video, mo chi è. Però adesso pensiamo come deve funzionare qua il gioco.
Come deve funzionare questo ciuccolino? Ecco, questo qua. Vabbè, questo qua lo saltiamo lo stesso. No, questo qua è la parte iniziale. Cosa che la salta? E niente, che quella trova il personaggio. Vabbè, però il problema vedi. Scusate ragazzi. Non è colpa mia, ragazzi. Scusate. Sì, abbiamo il controllo, è quello con la batteria. E allora un pochettino si sta scaricando. Vabbè. Ho messo le batterie nuove, ragazzi, sono flash a mettere le batterie. Vabbè. Ci sarà da. Quanto cazzo è bella sta grafica, voglio. Immagina che questa grafica è proprio. Arrete! Vabbè ragazzi, aspettate un attimo. Mi dà cazzo quando i telecomandi da Xbox, quando non c'è quando la batteria è scarica, tende ad avere questo tipo di problema. Vabbè, allora, a me si muore altre batterie. Ma dovrebbe funzionare. Oh! Secondo te che cos'è, Dani? Che ne so. Qualcuno che ha scorreggiato ha mandato i flussi da raggi gamma. Wow. Quella è Cortana, raga. Madò, mi sta venendo il giramento di testa, ragazzi. Cazzo. Questa è di Cortana. Cortana! Ma c'è test. La grafica di Cortana non è tanto bella, è vero? Un pochettino l'hanno fatto male. No vabbè, ma è giusto che sia così. L'hanno fatto male un pochettino Cortana. Guarda che faccia fa adesso. Guarda. Muove sempre la testa. Sì, deve far svegliare il nostro shift. Shift. Speriamo ce lo dirà. Veloce, perché è un pulsante, ma ho 3 ore! Ma da 3 ore si sta questa scena! Dobbiamo vedere se è vivo o no! Piange, cazzo piange! Svegliati, Chip! Chip, raga! Guardate, questa qua è la parte più migliore, raga! Questa ve la dovete ragare! Aiuta! Oh! E finalmente, dopo 2 ore di merda di video, cazzo ci siamo riusciti! Piano, hai dormito a lungo. Dove siamo? Vedete la grafica, raga? Perché mi hai svegliato? Aspetta, sto attivando ore e tutto. Ho riscritto il suo... Dani, ti piace questo gioco? Stai cominciando a giocare, vediamo un po'. Cioè, come grafica. Sì, come grafica mi piace, spettacolare. Wow. Forte il casco, no? Come ai vecchi tempi. Pronta a tornare all'opera? Non vedevo l'ora. Abbiamo allarme intrusione su ponti intimi. Quanta cazzo è bello, guarda. A bordo è il ponte d'osservazione, 4 livelli su. Squadra di soccorso. Oh, ragazzi, sapete perché mi vibra tutto il controller? Si vede persino la polvere. 4 anni, 7 mesi e 10 giorni. Qualcuno avrebbe dovuto trovarci. Che succede? Una scansione a elevata intensità. Non riesco a riconoscerla. Quanto manca il punto d'osservazione? È proprio qui sopra. Dove cazzo stai andando? Ragazzi, questa è la prima volta che ci sembrano bloccati. Non so le strade. Stai attento! Attenzione! Oh, attenzione! Alcune aree mi sono depresse. Wow! Fantastico, che sta scimmia si aggrappa! Forte! Non sapevo che fosse anche una scimmia che si aggrappava adesso a sinistra. Fa attenzione! Non pensavo che
pensavo che la nave fosse messa così male. Cazzo. Attenzione. Oh, dai. Bastardo. Figlio di puttana. Può cambiare tutto in 4 anni. Non sarà solo probabilmente. Attenzione. Ehi, troione, io non mi sto avvicinando a te. Sei un bastardo, figlio di puttana. Ui, abadabadu. Vai, ammazzo, ammazzo, vai. Tromaun. Ammazzo, ammazzo. Bastardo. Bastardo, 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 bastardo. Bastardo, bastardo. Dai, un cazzotto, un cazzotto. Bastardo. Un cazzotto dritto nei denti. Denti. Cazzo. Dove sta? Dove sta? Dove sta quell'altro mongolo? Eccolo, ti ho preso, alleluia. Ci sentate proprio, l'abbiamo dato proprio in testa, okay. Così almeno quando moriva dice sì, sono proprio un cazzone fottuto. Che stai facendo? Ah, si la sta aprendo. La notizia è che questi Covenant non hanno armi militari. Forse si tratta di una nave da recupero isolata. Oh, merda. O forse abbiamo a che fare con un intero flotta Covenant. Mi faccio vedere, raga. Forse non ci hanno riconosciuto. Potrebbe essere. Mezzo tasto sul fianco. Buono, non si immagina cosa succede. Eh sì, sparano quel cazzo. Sparano quel cazzo di coso là. Bastardo, volate. Muori, muori, muori. Attenzione, attenzione, attenzione! Bastardo! Il flusso temporario! Urtramaune! Bastardo! Sì, l'ha fatta ammazzare quel figlio di puttana! E questo qua, che cazzo vuoi? Perché non si possono entrare in quelle navi? Abbiamo problemi più gravi. Incrociatore in rotta di intercettazione. Dove cazzo si va? Dove si va? Abbiamo delle difese antinavi attive. Sono dei missili perdi, ecco, ma qua dovremmo lanciarli normalmente dallo scafo esterno. Non era ancora aperta questa porta di merda. Ma prima l'ascensore non era rotto. Infatti non era rotto. Ah no, forse perché tu da quella parte dovevi entrare. Ah, ho capito, di là e dall'altra parte è rotto, invece di qua non è rotto. Boh, ragazzi, però io a mio avviso questo gioco è stupendo. E bomber. Non vedo l'ora che esca il quinto. Boh, quello quinto sarà pazzesco. Quinto c'è solo la bella. Che cazzo ci fate? Questa è la mia proprietà privata, bastardi! È tutto, Rimone, smetti di fare la scimmia di merda! Uno e Tramon! Yeah! Sì. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto, commentateci, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto diteci se vi piace questo bellissimo gioco. Ovviamente poi ci sarà... E facciamo la serie, decidete se vogliamo fare la serie. Faremo la serie di un sacco di cose, però adesso siccome internet diciamo fa un po' cagare, allora stiamo cercando di assorbire un po' i tempi e di pubblicarli. Vabbè, comunque... Non abbiamo una rete super mega veloce, però ci accontentiamo. Siccome vi iscrivete se volete questa serie sul canale. Vero, Ani? Perché se no, se non abbiamo la serie, non si può fare niente, ragazzi.
Io vi ringrazio che ogni giorno ci seguite e ci, ragazzi, ci commentate. Questo è lo speciale dei 54 iscritti. Bastardo! Questo è lo speciale dei 54 iscritti, raga. Ma ragazzi, ogni giorno aumentiamo. Ma che se muoiono quei figli di puttana? Vi devo ringraziare per tutti i viaggi che state dando e anche per tutti, come si chiama? Le sponsorizzazioni e le visualizzazioni. Sì, infatti, sì. Comunque ragazzi, siccome qua il tempo della telecamera diciamo che sta quasi per finire. Noi abbiamo. Devo vedere il pezzo forte, no? È il pezzo forte, si ammazza subito quel trimone. Ok. Comunque. Aspettate, raga. Speriamo che la telecamera regge. Dai, dite! Telecamera regge! Apriti questa cacchio di porta di merda! Non è che è sbagliato da quella parte? Eccolo, vedi? Bastardo! Ore! Bamba, bamba, bamba! Bastardo! Vabbè, comunque io vi ho detto quello che dovevo dire. Mo sta a voi commentare e continuare a seguirci sempre, ragazzi. Ma sì, dai, facciamo esplodere tutto, dai! Sotto in mezzo ai denti. Wow. Bastardo. Trimone puzzolente di merda. Cazzo. Questa la stazione di lancio è a sinistra, fuori dalle camere d'equilibrio. Cazzo, dovrai sto facendo? Dovrai attivare il lancio per l'accensione. Cortana. No, niente, raggiunge la stazione di lancio. Scusa, forse ho scordato di essere in orbita attorno a un pianeta dei precursori. Una cosa alla volta. Chief, devi trovare i comandi del missile. Vola! Non è lo spazio. Cazzo! Oh merda! Minchia! Tu puoi anche volare, no? E salta! E che cazzo? Meno male che siamo in orbita, cioè voliamo così a cazzo di cane. Cazzo. Basta. Vai. Vola. Vai, vai. Ecco la supposta. È uscita dal buco del culo! Oh. Si partirà se non si sblocca. Vai là. Se io là muoio, raga. Vabbè, comunque diciamo che il tempo sta quasi per finire. Dai, dobbiamo far vedere il pezzo forte, raga. Dai, ti fate. Cos'è che dobbiamo fare? Per la telecamera che non si regge. Vabbè. Dai. Aggiusto. Ragazzi, questo è il principio di Alessia. Qua viene il pezzo forte! Ecco il siluro che esce dal buco del culo! Wow! E cosa succede? Cazzo! E vai! Troppo bello! E penso che ci dovrà essere un'esplosione così più forte. Sì. Non me lo ricordo mai,
luce. Ecco, questo è il tuo forte, raga! Mantenetevi! Oddio, che cazzo sta succedendo? Ha usato un pozzo gravitazionale per portarci all'interno. Dobbiamo sbrigarci. Superato l'orizzonte degli eventi della volta, la sua atmosfera ci farà a pezzi. Corri, corri! Corri col vento bussai! Corri, 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 corri! Vai alla camera d'equilibrio che indico. Raga, dai telecamera, dai telecamera, che ce l'ha, dai! Dai, dai, che ce l'ha, dai, che ce l'ha, che ce l'ha! Questo è il pezzo forte, raga! Questo è il pezzo forte! Poi concludiamo qui il nostro video. Veloce, veloce! Aiuto, aiuto, cazzo, aiuto! No! Dove cazzo vai? Gira! Poi si muore! Ammazza quei figli di puttana! Oddio, qua è un casino, allo stato provato! Cazzo, succede! Cazzo, 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 cazzo! Scappa! Cazzo! Oddio! Questo è il pezzo forte, raga, sta per venire! Minchia! Siamo quasi! Muro, tramone! Tanto moriranno lo stesso perché non si schianterà! E vai, tutta vai. Questa esplosione che sta succedendo! Ecco raga! Questo è il pezzo forte, raga! Minchia! Vieniti! Fanculizzatevi! Fanculo! Bastardi! Questo è il pezzo forte, raga! Fanculizzatevi tutti quanti! Minchia! Ecco. Beh ragazzi, ce la vediamo alla prossima volta. Bella raga, con Halo 4! Ciao.